Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Vedete che sono titolo che ha questa trasmissione? L'inutilità del marchio, poi tra parentesi, Roma in Rome, una stanza a Roma. E ho dato un'occhiata a quello che è la sostanza di questo film. Un film che fa tremare le vene ai polsi e che non fa altro che ribadire e quello che ho già detto in un celebre video di tempo fa, il primo intitolato Sposato una lesbica, poi l'altro ancora intitolato La fortuna di essere lesbica e via di seguito. Si vede che i miei video, diciamo così, conoscono bene il movimento del tempo, la situazione, vedete? Prima sono venuti i miei video. Si risvegliò serenamente. Sposato una lesbica. E si rivolse al suo La fortuna di essere lesbica. E poi è venuto il tema. Roma non può essere compresa da nessuno della storia di una bella mora spagnola e di una bella bionda russa che si incontrano in una stanza a Roma, in estrema sintesi. La bella mora spagnola è una lesbica convinta, ho insegnato diverse dottrine, la bella bionda russa invece ancora non ha fatto niente. Ci pensa la mora a farle passare una notte d'amore, una notte di more nella stanza a Roma ai vari amici. Io posso insegnare perché tante volte vi ho detto che da quando è stata fatta la scoperta della funzione dello sperma non c'è più pace tra uomini e donne, perché le donne mi rese conto che andando a fare l'amore con un uomo ricevendo nel grembo lo sperma e poi nascono i bambini, nascono, capito? L'ho spiegato qua, la scritta del serpente a Liberto Editore, cari amici, l'ho spiegato, consiglio per segno, guai a coloro che non hanno letto questo romanzo, non faranno altro che soffrire per tutta la vita. Dal capitolo 3, allora è un film d'avanguardia, questo riflette la verità. Sono grande compassione, l'amore tra una donna e una donna è di estrema dolcezza, dolore, lamento e assomiglia a quello che era l'amore tra un uomo e una donna in matriarcato. Il matriarcato, l'amore eterosessuale tra un uomo e una donna, era fine a se stesso, non era un mezzo per fare i bambini. E quando l'amore diventa un mezzo, che si rovescia tutto, si rovescia. Al giorno d'oggi, il vero amore, sempre specificando che la parola amore è molto ambigua, lo troviamo nei rapporti omosessuali, in primi incontri lesbici, tra due donne. E poi tra due uomini, perché tali relazioni sono fino a se stessi, non hanno un mezzo per fare i bambini. Sì, lo so, lo bruciore che mi fate subito, ma oggi sono per preservativo. Cosa vuol dire? Ormai sappiamo com'è la situazione, pure se usiamo i preservativi, se usiamo le pillole, antifecondative, che vuol dire? Ormai sappiamo tutti come stanno le cose, capito? Che è un mezzo, e anche quando si salgono le more con il preservativo e con le pillole di seguito, sappiamo sempre che siamo lì a ingoiare la natura, d'accordo? Cioè, ormai è stata scoperta appunto la funzione dello sperma e la conseguente proprietà privata. C'è una gene tra donna e donna e tra uomo e uomo, e c'è bisogno di ingannare la natura. D'accordo? E poi è un amore dolcissimo tra le due protagoniste. E se io gli dicessi il video Sposate una lesbica, dice: come facciamo a sposare una lesbica? La lesbica non vuol venire
a letto col maschietto, non è vero, non è assolutamente vero, non è assolutamente vero. Sono tutte leggende metropolitane. E io vi farei questa domanda: è che vostra moglie e viene a letto volentieri con voi mariti dopo che siete sposati da qualche mese o da qualche annetto? Ma che ci viene volentieri a letto con voi? E, beh, e se magari se vi si concede lo fa per portare avanti il menage, sono i bambini e vi di seguito. E poi con la lesbica voi non ci avete paura che vi metta le corna con un altro uomo? Vi potrà mettere le corna con un'altra donna, ma chi se ne frega? Se io fossi un marito e avessi mia moglie lesbica e tornassi a casa la sera dal lavoro e trovassi mia mogliettina che fa l'amore con una bella ragazza, io mi metterebbe seduto e direbbe continuate, continuate pure che così vi guardo, perché è una questione estetica guardare due donne che fanno l'amore. Non è come una penetrazione che è un atto selvaggio, no, non c'è penetrazione. Guarda, fate pure, la cena la faremo più tardi, la faremo. Ma sì, in fin di conti anche la santa protettrice delle lesbiche, Saffo di Lesbo, c'aveva tanto di marito e tanto di prove, ma dov'è il problema, cari amici? Ecco perché è l'inutilità del maschio, noi alle donne non serviamo ancora per fare i bambini, ma poi per le gioie dell'amore non serviamo per niente noi. Le donne potrebbero arrangiarsi benissimo da sole, soprattutto su quel fiore meraviglioso che si chiama clitoride, e che i patriarchi seppero conoscere bene, capirono che la clitoride era il grande nemico della fallocrazia, per cui inventarono la clitoridectomia, che c'è pure oggi, in grandi zone di tutto il mondo, se ne fa tanto ancora la clitoridectomia. Beh, non vorrei continuare, perché so questioni che ho già trattato, va bene? Però noi maschi mettiamoci l'anima in pace, e le donne godono di più così. Ok, cari amici? Quindi seguite il mio video che è intitolato Sposate una lesbica. Ok, cari amici? Grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massimo.